stasera sia estremamente importante, anche perché, come ha detto l'amico Delio, permette magari di fare chiarezza e di dare qualche elemento in più per riuscire ad analizzare una situazione che sicuramente non è facile, in particolar modo su un argomento quale quello dell'istruzione, che riguarda, come dire, che riguarda tutte le famiglie del nostro paese, in particolar modo quelle della nostra regione. Noi sappiamo benissimo, naturalmente non sta a me dirlo, perché abbiamo appunto qua il senatore Pittoni che si occupa della materia quotidianamente, che avrà modo appunto di darci degli elementi maggiormente precisi e soprattutto maggiormente corposi rispetto a quella che è la materia stessa. Il mio ruolo qui questa sera è quello di sostanzialmente rendervi edotti su quello che sta cercando di portare avanti la Regione Piemonte, in particolar modo su quello che è l'input dato dal Presidente Conte, cioè quello di cercare di riorganizzare, comunque sia, di cercare di dare un'impronta decisa a quella che è quello che è il sistema dell'istruzione piemontese, secondo quelli che sono i dettami che ormai storicamente portiamo avanti come movimento, e quindi quello di cercare di dare delle risposte innanzitutto a quello che è il corpo degli studenti, che appunto sono un po' l'obiettivo primario della questione, ma anche di dare delle risposte a coloro che all'interno della scuola lavorano o vorrebbero lavorare, perché vista la situazione attuale a volte ci si ritrova purtroppo molto spesso anche in questa situazione. Noi sappiamo benissimo che dobbiamo giustamente peraltro muoverci all'interno di quelli che sono i dettami della norma nazionale, ma noi in questo primo scorcio di legislatura, in questo primo anno e mezzo di legislatura a livello regionale, stiamo cercando di dare quelle risposte, in particolar modo al mondo del precariato della scuola, che è appunto un po' il nocciolo del convegno di questa sera, per appunto ovviare a quelle che sono le mancanze purtroppo della norma nazionale, e che spesso e volentieri, come dire, molti colleghi dei diversi schieramenti si divertono, diciamo così, a utilizzare come feticcio per evitare quello che invece noi chiediamo e vogliamo fare danno, e cioè quello di dare la precedenza a coloro che risiedono nello specifico all'interno della Regione Piemonte in quelli che sono i posti, ma io credo che poi sugli insegnamenti a pettine avrò modo già di spiegare quella che è la nostra posizione, che peraltro non è una posizione di oggi, ma è una posizione ormai storica. Il mio intervento riguarderà in particolare quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi relativamente a una delibera di giunta che peraltro mi pare che trovate anche allegata a quella che è la cartella che è stata consegnata, cioè quello che abbiamo cercato di fare come Regione Piemonte per cercare da un lato di poter far fronte a quelle che sono le difficoltà legate alla peculiarità del sistema piemontese, legato anche a quella che è la morfologia del nostro territorio. Noi sappiamo che il Piemonte è una regione un po' particolare, che ha una grandissima concentrazione urbana nella zona di Torino, e poi ha una realtà legata a zone svantaggiate, zone marginali, zone di montagna, che sono comunque un problema in più rispetto ad altre regioni che magari hanno una popolazione meglio distribuita. Allora, sia dall'anno scolastico 2010-2011, ma ancora di più da quest'anno, quindi dall'anno scolastico 2011-2012, la giunta regionale ha scelto, su input naturalmente del Presidente Conte, ha scelto di destinare, nel contesto di risorse scarsissime che ci troviamo a gestire purtroppo in questo periodo storico, ha deciso di destinare qualcosa come 10 milioni di euro a quella che è l'implementazione dell'offerta di quello che è il personale docente nei confronti di quelli che sono gli studenti, e in particolar modo andando a cercare di coprire tutte quelle aree geografiche, in particolar modo di montagna, delle aree disagiate, quello che è la partita legata al sostegno all'handicap. Noi abbiamo cercato di ipotizzare un accordo che poi è stato realizzato fra la Regione Piemonte, l'ufficio scolastico regionale e da quest'anno anche con l'INPS. Un accordo a tre che ha previsto appunto, dietro lo stanziamento di 10 milioni di euro da parte della Regione Piemonte, con l'assunzione di oltre 600 insegnanti, che ha permesso da un lato logicamente di dare una risposta a questo
queste persone, ma dall'altro lato di conservare appunto un'offerta formativa in linea con quelli che sono i dettami previsti dalla norma, ma in particolar modo quelle che sono le necessità di coloro che usufruiscono appunto della scuola. L'accordo con l'INPS è stato estremamente importante perché ci ha permesso di passare dalle 400 unità assunte nell'anno scolastico 2010-2011 alle oltre 600 nell'anno scolastico 2011-2012, semplicemente con un meccanismo che ha previsto appunto il coinvolgimento all'interno di progetti socialmente utili di questi individui che vengono assunti, quindi con una parte di quello che è il costo di assunzione di queste persone a carico dell'INPS. E quindi il minor aggravio nei confronti di quella che è stata la cifra stanziata dalla Regione Piemonte ci ha permesso di aumentare del 50% gli assunti rispetto all'anno precedente. Quindi l'anno precedente 400 assunti con 10 milioni di euro di spesa, quest'anno oltre 600 assunti con i medesimi 10 milioni di euro di spesa a carico della Regione Piemonte, perché il quid del 50% rispetto al 2010-2011 è a carico dell'INPS appunto in base a questi progetti di lavoro socialmente utile. Questo, se vogliamo, se mi consentite il termine, è un po' un scamotage che abbiamo dovuto adottare per riuscire ad ampliare la gamma di quelli che sono i professori che vengono assunti, ma dall'altro lato, e credo che questo sia dato, come dire, politicamente ma anche moralmente più importante, abbiamo previsto che appunto coloro venisse data la priorità a coloro che vengono assunti a persone che da almeno 3 anni vivono e lavorano all'interno della Regione Piemonte. Questo naturalmente non lo dico senza venature polemiche, purtroppo è stato un motivo di rottura con le organizzazioni sindacali che è stato fatto durante il tavolo di lavoro, perché i sindacati non sono stati d'accordo su questa impostazione. Noi come Giunta regionale abbiamo deciso di comunque dar seguito a questo accordo dopo aver avuto l'ok da parte dell'INPS e dell'ufficio scolastico regionale, quindi c'è anche da quest'anno questo ulteriore paletto che abbiamo voluto mettere, un po' naturalmente non per risolvere il problema al 100%, perché purtroppo ci rendiamo conto che non si può fare soltanto a livello regionale questa questione, però diciamo così per cercare di sanare almeno in minima parte quella che è la mancanza a livello nazionale, che sicuramente ne parlerà diffusamente dopo il senatore Pittoni, cioè sul fatto che non si possa dare priorità a quelli che sono i residenti all'interno della regione in causa, in particolar modo caso della regione Piemonte, per ragioni di qualunque tipo. Noi su questa impostazione naturalmente non siamo d'accordo, e siamo riusciti con questo percorso che è stato avviato insieme all'ufficio scolastico regionale e all'INPS di poter mettere questo paletto, che io credo che sia un dato importante sia per quella che è la volontà politica della giunta regionale, ma sia soprattutto per dare la risposta a queste persone che pochi mesi fa si sono visti scavalcati in maniera che riteniamo assolutamente indegna, da persone naturalmente degne e meritevoli di rispetto, ma che però provengono da altre regioni con tutti i problemi che poi ne derivano di continuità formativa piuttosto che di altre questioni legate anche alla corretta offerta che deve essere, io credo che l'ente pubblico abbia il dovere di dare a coloro che sono, che usufruiscono appunto dei servizi, in particolar modo del servizio della scuola, che sono appunto gli studenti. Quindi questa è un po' la risposta che noi abbiamo cercato di dare, a cui daremo seguito naturalmente nei prossimi anni come Regione Piemonte, sperando di poterci muovere nei prossimi anni in uno scenario di maggiore autonomia da un lato, ma soprattutto di maggiore tutela di quella che è il corpo docenti della nostra regione, perché riteniamo che sia opportuno offrire il lavoro a coloro che comunque sia sul nostro territorio vivono e pagano le tasse, quindi contribuiscono anche al benessere e all'impinguamento di quelle che sono le casse della nostra regione, che ovviamente credo che non sia un aspetto da mettere in secondo piano, anzi sia forse un aspetto più importante della questione. Io credo di non dovermi dilungare ulteriormente, Maurizio, anche perché penso che sia ascoltare l'intervento del senatore Pittoni. Naturalmente anch'io sono a disposizione per eventuali domande in quota agli interventi, anche se appunto non mi occupo in prima persona della questione, ma chiaro che in questi giorni ho avuto modo di approfondire un po' la questione, credo di averla così per sommi
Maccabi espletata qui questa sera, quindi